Il nuovo evento di Fortnite sta iniziando a lasciare le sue tracce qui e lì per la mappa. E se non lo sapevate, sì, c'è un mostro nascosto all'interno di Picco Polare. In questo video daremo un'occhiata più da vicino a tutti i dati scoperti, a tutti i riferimenti, a qualsiasi cosa che ci possa dare un'informazione in più su questo evento. C'è chi dice che sia una collaborazione tra Fortnite e Godzilla, e ci sono così tanti elementi sparsi e alcune modifiche alla mappa di cui andremo a parlare in questo video, che vi lasceranno sicuramente a bocca aperta. Quindi guardate il video fino alla fine e se volete supportare il canale e diventare dei connessionati purissimi, attivate la campanella, iscrivetevi e supportatemi nello shop col codice OctiPFI. Detto ciò, buona visione. Picco Polare è arrivato all'inizio della stagione 7 e fin da subito ha subito numerosi cambiamenti, con il ghiaccio che si andava via via sciogliendo sempre di più, rivelando quello che era l'intera fortezza nascosta sotto i ghiacci. Tuttavia, il vero mistero che ci spremeva le meningi non era tanto la fortezza, quanto le uova che venivano trovate nelle segrete del castello. Ma poi, un altro mistero ci ha colpiti. Il prigioniero. Chi era questo prigioniero? Che persona era? Che cosa faceva? Perché era stato imprigionato? Suddetto prigioniero si è rivelato essere re del fuoco, che poi ha creato il suo vulcano e si è portato con sé le uova, che si sono scoperti essere le uova della skin ibrido, skin che possiamo usare tuttora nel gioco. Tuttavia, il vulcano del re del fuoco ha eruttato, distruggendo totalmente quelle che sono le città di Corso Commercio, Pinnacoli Pendenti e, con un lapillo, colpendo Picco Polare. E questo è molto importante perché, a quanto pare, ha risvegliato un'enorme creatura sommersa nei ghiacci da secoli. Se atterrate Picco Polare sentirete tanti terremotini che si susseguono di tanto in tanto, con anche degli strani versi provenire dal di sotto. E addirittura potreste vedere aria e ghiaccio fuoriuscire dalle crepe di Picco Polare. Questo è chiaramente colpa della creatura al suo interno. Anche le TV di Fortnite ci hanno già avvisato che qualcosa di molto grande sta per accadere. E quel qualcosa è l'evento Cactus. Tutti gli indizi che abbiamo sul fatto che questa creatura si trovi all'interno del ghiaccio, a parte il fatto che c'è un occhio enorme che ti guarda quando vai lì, sono i file che i dataminer hanno trovato nel gioco, che fanno tutti riferimento a una creatura, alla testa di una creatura che viene sommersa nei ghiacci. Addirittura c'era l'immagine dell'occhio prima che quest'occhio poi diventasse visibile in gioco. Infatti all'inizio l'occhio era solo un leak, ma adesso se voi andate a Picco Polare vedete un enorme occhio che vi guarda. Questa creatura tra l'altro c'entra sicuramente coi Fortbytes, perché l'immagine composta dai Fortbytes fino a questo momento, se sbloccate tutti i Fortbytes fino a questo momento, mostra in basso a sinistra un occhio di qualche tipo di creatura. E in alto invece possiamo vedere il cubo, quindi non si sa se le due cose possano centrare. Tra l'altro dei dataminer hanno scoperto che invece in basso a destra il Fortbytes mostrano quelle che sono tipo delle tracce di dinosauro. Quindi ci sono un sacco di riferimenti a creature enormi quali i dinosauri e cose di questo genere qui. Chiaramente ancora non sappiamo decifrare del tutto quella che è l'immagine dei Fortbytes, e sicuramente col tempo avremo sempre più indizi, sempre più elementi, capiremo sempre di più quello che si cela appunto dietro questa immagine. Capiremo perché nel bunker Jones ha disegnato queste cose qui, come ha fatto a capirle e perché. Tra l'altro, come abbiamo visto in passato, i pass battaglia danno sempre indizi su quelli che sono, diciamo, gli elementi e gli eventi che accadranno in seguito. E anche questa volta il pass non si smentisce. Infatti a livello 50 del pass battaglia abbiamo l'icona di un dinosauro, il che non c'entra assolutamente nulla in questa stagione molto futuristica e orientata al futuro. Ma non è l'unico elemento che suscita la nostra attenzione. Infatti, tra gli tanti stili degli skateboard sbloccabili tramite l'evento Fortnite Jordan, ce n'è uno in particolare che attira la nostra attenzione, ed è uno skateboard con uno stile dove c'è un dinosauro enorme che sta per distruggere una città, e ci sono dei carri armati che stanno cercando di appunto proteggere la città colpendo questa enorme creatura. Il che non fa altro che farci pensare a Godzilla. Ora, non so se voi avete mai visto dei film di Godzilla, praticamente c'è questa creatura
che è un enorme dinosauro che si ritrova a combattere contro altre creature di solito che vogliono distruggere le città. E se Godzilla fosse stato proprio portato nel mondo di Fortnite ancora molto molto tempo fa, questa collaborazione potrebbe essere stata pensata ancora veramente tanto tempo fa. Se ci pensate, nella season 3 o nella season 4, ora non sono sicuro, a ovest di Boschetto Bisunto è comparsa una traccia di dinosauro che ha distrutto una casetta che c'era lì. E questo è molto curioso perché vicino a quella traccia fin da subito sono comparsi quelli che erano le macchine cinematografiche per riprendere, il che può essere un indizio della serie. Il film di Godzilla non esce adesso, adesso stanno facendo le riprese, quando uscirà ci sarà l'evento con la traccia di dinosauro. Ma questo lo dico perché quella traccia, nonostante sia comparsa tre season fa, cioè no, non tre season fa, nella season 3 o 4, è ancora lì. E nonostante il ghiaccio, tutto il cambiamento di quella parte di mappa, nonostante Boschetto Bisunto che è finito sotto la mappa, quella parte è ancora lì, è completamente ancora lì. E questo deve significare qualcosa. Perché quelle riprese erano state fatte nella season 3 o 4? Perché dopo un tot di tempo, finalmente il film è stato ultimato. Infatti, in questo periodo uscirà Godzilla, King of the Monsters. E questo ci dà la conferma del fatto che perché la Epic avrebbe dovuto salvare così tanto disperatamente quel pezzo di mappa? E tra l'altro quell'impronta sarebbe un'impronta che potrebbe combaciare perfettamente con una potenziale impronta di Godzilla. Altri elementi molto importanti che possono farci vedere qualche cosa in più riguardante questo evento li troviamo nella pagina Fortnite News, che per quanto abbia pochi iscritti, devo dire che è una pagina molto molto buona, che pubblica tantissime novità, tantissimi elementi, anche tantissimi leak, veramente, che altre pagine non pubblicano neanche, perché io ne seguo tantissime, ma veramente le mie preferite sono veramente poche. Comunque, come vedete, ci dicono che non sarebbe la prima volta che comunque l'Epic Games fa un mashup tra i due giochi suoi, del appunto dell'Epic Games. Infatti, come c'è stato un mashup con l'Infinity Blade, così ci sarebbe un mashup con Dauntless, che è un gioco dove c'è una creatura delle nevi chiamata Beerut, che è un dinosauro, quindi confermerebbe anche la teoria appunto del dinosauro, eccetera eccetera. Tra l'altro sono sempre super super aggiornati, infatti Fortnite X Godzilla 2 confermato, come potete vedere nell'immagine è apparso a picco polare l'occhio che simboleggia Godzilla. Prepariamoci ad una collaborazione letteralmente mostruosa. Boh raga, io vi consiglio di seguire sta pagina perché veramente non vi perderete mai nessuna notizia. E per fortuna ha pochi iscritti, non è una pagina che si monta alla testa e robe di questo genere qua. Quindi veramente meritano tantissimo, seguitela perché trovate qua tutto, tutto. Ora, come sappiamo, ultimamente Fortnite ha collaborato con tantissime cose, dalla Marvel con le due skin completamente del set Marvel che sono uscite, e addirittura con la modalità Endgame, poi con John Wick, che abbiamo visto la bellissima modalità, e adesso anche con le Air Jordan, uno dopo l'altro, un evento dopo l'altro. La cosa che però un po' mi fa pensare è che sarebbe la prima volta che un evento di Fortnite viene unito alla vera e propria storia, diciamo, di Fortnite. In che senso? Fino ad adesso non abbiamo mai visto che gli eventi esterni con cui Fortnite collaborava intaccassero quella che è la storia principale. Il cubo, il razzo, il visitatore sono tutte cose della storia di Fortnite che non c'entrano assolutamente con altre cose, magari esterne. Questa sarebbe la prima volta quasi che la storia di Fortnite si unisce ad un evento esterno, ossia Godzilla. E perché dico quasi? Perché se ci pensate, il Continental, ossia l'albergo che c'entra comunque con la storia di John Wick, e la sua villa sono stati portati nella mappa di Fortnite. Infatti a Neo Tilted c'è quello che è il Continental, mentre nella zona desertica a est di Palmetto Paradisiaco c'è la villa di John Wick. Chiaramente col passare del tempo vedremo anche le schermate di caricamento che ci daranno qualche indizio in più. Fino ad adesso quelle che sono uscite non è che ci abbiano dato molti indizi, ma soprattutto sarebbe bello vedere l'immagine completata dei Fortbytes, perché quella sicuramente ci darà una spiegazione molto valida. Adesso andremo a vedere quali sono vari riferimenti tra il film di Godzilla e quello che sta succedendo in questo momento su Fortnite, e fidatevi, vi lasceranno a bocca aperta. Ed il primo riferimento è Ghidorah, una creatura dragonica a tre teste, che possiamo anche vedere nel trailer dell'ultimo film di Godzilla che uscirà. Tra l'altro Ghidorah è uno dei più grandi nemici di Godzilla, infatti in un sacco di film si trovano a combattere tra di loro. La cosa più interessante è che questa creatura inizio film
è sommersa nei ghiacci. Guarda un po' che strano. Guarda un po' che strano, Ghidorah è sommersa nei ghiacci. E questo non è l'unico riferimento. Infatti questo che state per sentire vi farà accaponare la pelle. Adesso vi farò sentire un audio trovato nei file di gioco di Fortnite e che a volte potete sentire comunque a picco polare, di quella che è la creatura appunto sotto picco polare. Adesso invece ascoltiamo quello che è il suono della creatura nel trailer del film di Godzilla. Sono identici, sono palesemente identici, sono gli stessi praticamente. La mia teoria è questa. E se voi avete delle idee, fatemele sapere assolutamente nei commenti. Comunque, io vi espongo la mia teoria. Il mostro che è arrivato tramite l'iceberg non è Godzilla. E non è il mostro che già era presente sull'isola di Fortnite. Probabilmente il mostro sommerso sotto picco polare è una specie di Ghidorah. È un nemico, qualcosa che si risveglierà e che minaccerà l'isola di Fortnite. E quando tutto sembrerà spacciato, dall'isola di Fortnite, dalle profondità dell'isola di Fortnite, probabilmente da qualche montagna, sbucherà fuori quello che è Godzilla, quello che è l'abitante della nostra isola di Fortnite, sepolto da secoli. Perché dico questo? Perché l'impronta che c'è nei ghiacci è un'impronta che c'è già dalla season 3. Quindi è impossibile che il mostro sommerso nei ghiacci abbia lasciato quell'impronta. È impossibile, perché il ghiaccio è arrivato da lontano. Di conseguenza, nell'isola di Fortnite, da qualche parte, c'è qualche misteriosa creatura sepolta. Che probabilmente, quando l'altra creatura enorme nei ghiacci si risveglierà, farà risvegliare anche quella che è la creatura sepolta da secoli nell'isola di Fortnite, che ha lasciato l'impronta vicino a Boschetto Bisunto. E quando questo accadrà, vedremo l'evento Cactus, l'evento probabilmente del combattimento tra i due mostri. Ancora una volta, bisogna ben vedere che cosa avrà in serbo la Epic Games per noi questa volta.